Boh, sinceramente vorrei commentare ancora tanto di partite come quella di domenica scorsa, visto che all'inizio del campionato della stagione i commenti e i pensieri erano completamente l'opposto. Noi importava, importa fare più punti possibili per far avvicinare la squadra ancora di più all'obiettivo che è molto lontano, come dico sempre, e quindi la prestazione passa in secondo piano, ma comunque bisogna sottolineare che i punti e le vittorie non arrivano così casualmente. C'è sempre un lavoro dietro ogni vittoria, ogni risultato. E anche se non ci siamo espressi sui livelli su cui ci siamo sempre espressi in passato, poco importa in questo momento perché era fondamentale fare più punti possibili, soprattutto domenica scorsa con la diretta concorrente. Ci siamo riusciti, bravi ragazzi, e quindi guardiamo al futuro con più serenità. Sulla carta c'è una partita impari, squadra costruita per poterci entrare l'obiettivo finale senza fare giri di parole. Squadra importante che non si sta esprimendo al 100% visto anche gli ultimi risultati che sta ottenendo. Di contro noi bravi a rendere questa partita importante perché fino a un mese fa nessuno di noi si aspettava di poter disputare questo incontro con due soli punti di differenza. Ma come dico sempre, il campo è giudice supremo, ci sta poco da fare. Uno può raccontare tutto quello che vuole nelle interviste, in sede di mercato, in sede di allestimento, però poi la parola definitiva la viene data dal campo. E quindi in questo momento il campo sta dicendo, sta raccontando che il Bitonto è in un buon momento, magari il Casarano è ancora, diciamo così, in rodaggio, però noi sappiamo che non è così, sappiamo di andare a trovare una grossa squadra, che possiamo prendere tranquillamente anche un paio di gol se loro girano in maniera giusta, ma di contro, ripeto, troveranno un Bitonto agguerrito, affamato, per nulla rendevole, perché tutto quello che di buono abbiamo fatto finora lo dobbiamo conservare, lo dobbiamo portare avanti, perché dobbiamo passare sicuramente anche noi delle buone feste. Certo, l'obiettivo che abbiamo tutti noi, c'è di mezzo tra questo e le feste natalizie, tra trascorso in serenità, c'è di mezzo una partita importante che dobbiamo affrontare soprattutto con la testa giusta, perché la testa è quella che comanda qualsiasi situazione, sia in campo che fuori dal campo. Tatticamente abbiamo preparato quello che c'è da preparare, sanno quello che c'è da fare. Chiedo solo loro domani di poter raccogliere quello che si potrà raccogliere, mettendo quanto più concentrazione possibile, più determinazione, più cattiveria possibile, perché non affrontiamo un avversario sprovveduto.